Mentre vi raccontano della finta abolizione del Senato e di una riforma elettorale che peggiora rispetto al Porcellum, c'è qualcosa di molto più grave che sta succedendo, ed è il TAP. E nessuno ve ne parla tranne il Movimento 5 Stelle. Il TAP è un gasdotto che parte dal Mar Caspio e arriva in Austria e passerà anche dall'Italia. Purtroppo il passaggio è previsto da una delle spiagge più belle d'Italia, quella di San Foca, che tra l'altro è vicino anche ad un'area protetta, quella delle Cesine. Il TAP non presenta solo un forte impatto ambientale, ma anche un devastante impatto economico. Infatti le condizioni contrattuali sono assolutamente svantaggiose per l'Italia. Un altro particolare, non da poco, è che il TAP presenta svantaggi perché non ci ridurrà le bollette assolutamente, le bollette resteranno come prima e la stessa cosa vale per i livelli di disoccupazione. Noi non possiamo dipendere ancora dal gas russo, abbiamo bisogno di autosufficienza dal punto di vista energetico e per questo abbiamo bisogno di un piano nazionale che punti sulle energie rinnovabili. Verremo a raccontarvi tutto questo direttamente a Melendugno, nel paese dove approderà questa follia del TAP dall'Albania. Ci vediamo allora lunedì sera alle 20 in piazza Sandro Pertini a Melendugno con i vostri portavoce del Movimento 5 Stelle, della Camera e del Senato, perché intendiamo informare la cittadinanza. Un cittadino informato è un cittadino libero.